È il Giro di Boa, è la terza tappa dei trofei MP Exhaust Mass ed è dedicata al compianto Pippo Stanga. Adrenalina 1000, facce serie e tanta concentrazione sui volti di chi è pronto a sfidarsi in quel di Varano. A Riccardo Paletti è il momento della verità, una pista tecnica dove servirà inventiva ed ingegno per vincere e farci divertire. Ma adesso non è il momento di parlare, bando alle ciance, parola ai motori e che vinca il migliore! L'intenzione era quella di intervistare Claudio Accornero. Si sono aggiunte un po' di persone che sembra abbiano la stessa maglietta. Facciamo parlare Claudio Accornero. Vai Claudio, sono tutti tuoi. Allora, innanzitutto facciamo un grande saluto ai nostri amici che purtroppo oggi sono un po' sfortunati e sono l'amico Mauro Piano, l'amico Mauro Starter, che hanno avuto degli episodi non carini, ma noi renderemo alto l'onore dei nostri amici combattendo fino alla fine. Al che la nostra squadra, capitanata da Giorgio Superbike, a vicino... Dietro Pappalardo, Venezia William, Liuni Daniele. Daniele e Pietro corrono insieme a me nel nostro trofeo, nella nostra categoria RBFK, mentre William tiene l'altro l'onore nella 1000 messe. Giornata molto calda, forse la giornata più calda, prove libere faticose, a breve faremo la nostra qualifica, abbiamo un buon passo, siamo messi bene e nella speranza di poter fare ancora meglio. Ci vediamo alla prossima ragazzi, forza a tutti e viva le moto. Ho fatto tanta fatica ma sono riuscito a fare in modo tale di poter fare un'intervista a Sebastiano Schito. Emanuele mi ha chiesto anche di dire tra le altre cose. Sebastiano, dici tu qualcosa, perché sei qui, le tue aspettative e insomma come hai intenzione di affrontare questa gara? Le mie aspettative è di finire la gara in piedi. Ok. E di cercare di arrivare a podio. Ok. Qualcosa di più? Di più è la prima gara che faccio. Ok. Io dico che come volevano le tue donne siamo riusciti a metterti in imbarazzo, però cosa fondamentale, comunque siamo riusciti a intervistarti, che è già una bella cosa. Dai, ci fa piacere e se vuoi ci vediamo al parco chiuso. Va bene. Ok, dopo la gara. Grazie, grazie Sebastiano. Ciao. Grazie, ciao. Siamo nei box con Fabio Lifrieri, grande caldo, dopo le qualifiche Fabio, com'è andata? Ma dai, non è andata male, anzi un buon tempo per quanto riguarda il mio tempo personale, solo che tutti gli altri si sono dati una bella svegliata e stanno andando tutti forte, quindi il livello è molto più alto della prima gara e dai, oggi ci impegniamo per migliorare il nostro tempo in qualifica e speriamo di partire il più avanti possibile in gara. Livelli così alti c'è anche più soddisfazione. Esatto, puoi stare lì davanti, c'è sempre più bagarre e quelli che vanno più forte magari ti tirano un po', quindi si va sicuramente meglio che restare magari un po' più imbottigliati dietro, però dai, speriamo di far bene, le condizioni ci sono tutte, c'è una bellissima giornata e speriamo di far bene, dai. Grande spirito, ci aspettiamo a far più. Grazie, buona giornata, ciao a tutti. Siamo nei box con Francesco Rocchio. Vincitore nella categoria CRV anno 2019, anno 2020 team manager di Andrea Maestri. Quest'anno lo troviamo anno 2021 qui al MES. Francesco, raccontaci qualcosa di te. Ciao a tutti ragazzi. Allora, sì, nel 2019 ho vinto il campionato, nel 2020 per via del Covid c'è stato diciamo un anno sabbatico dove ho seguito il mio amico Andrea Maestri che ha fatto un ottimo risultato. Certo. E quest'anno avevo intenzione di ripartire a correre io, avevo voglia di correre e quindi quest'inverno mi sono allenato moltissimo con l'enduro e saluto il mio amico e mentore Alessandro che oggi mi aveva invitato ad andare lui in enduro ma avevamo la gara, quindi il problema è che a Pasquetta sono scivolato e mi sono rotto due costole perché volevo fare la categoria Open 1000. Sì. E purtroppo non ce la faccio fisicamente a reggere i 16 giri. Fortunatamente grazie a Filippo e grazie a Lanza mi hanno dato un posto da poter sfruttare l'RBF Cup come anno di allenamento e mi faccio quindi 5 wild card in modo tale da non dar fastidio ai ragazzi che sono in corsa per il campionato, avendo già fatto primo alla prima gara, secondo alla seconda gara e speriamo di non fare terzo alla terza, altrimenti andiamo indietro come i gamberi. Voglio ringraziare i miei sponsor, voglio ringraziare la mia azienda, il Consorzio Alfa, il mio padrino Giancarlo che mi segue da casa. Bene. E ci vediamo domani, oggi abbiamo fatto le Cuno e ho fatto la pole.
e vediamo domani come va a finire. Ci vediamo a fine gara. Francesco ci piace perché non si accontenta. Grazie Francesco. Grazie, ciao. Ciao, grazie, ciao. Terzo round di Moto Estate, siamo a Varano, fa caldo, Luciano D'Aquila. Al di là di tutte le considerazioni su quelli che possono essere gli eventi di gara, so che Luciano voleva dare un messaggio importante facendo riferimento a qualcosa di veramente importante. Luciano. Sì, oggi ci teniamo particolarmente a salutare i nostri grandi amici della Dida d'Astra, che è un'associazione molto attiva nel settore del bolognese, che si occupa di bambini disabili, di ragazzi di bambini disabili, con una fascia di età molto ampia, dai 3 anni fino addirittura a 20 anni. Ci teniamo molto a salutarli, li portiamo sempre con noi nel nostro cuore, gli auguriamo tutti il bene possibile e di poterci trovare prima possibile, dopo questa situazione un po' pesante che stiamo vivendo, per passare delle splendide giornate insieme, sempre in moto, con il massimo divertimento. Siamo con Nicola Colombari, forse è la simpatia che lo contraddistingue. Grazie. Ma c'è di altro, nel senso che comunque ottimi risultati quest'anno, mi sembra di capire, giusto? Sì, questa pista mi piace molto, quindi le altre volte abbiamo fatto le prove, siamo andati abbastanza bene, in gara un po' meno. Adesso siamo secondi nella 1000 e quarto nella generale, quindi direi che la moto va benissimo, proviamo. Come ti trovi su questa pista? La pista mi piace molto. Piccola, tortuosa, io vengo dalle corse con le moto piccole, quindi diciamo che mi si dice molto. 49 sì, beh, sempre 49 anni, quindi insomma, c'ha tanti ragazzini, è una bella soddisfazione. Poi, ce l'hai per far bene. Sì, la moto è pazzesca, quindi siamo riusciti a trovare un setup, fortunatamente ho degli amici che mi danno una mano, quindi tanta roba. Ritroviamo con piacere Simona Castelli. Nonostante la preoccupazione della mamma che vedete, e nonostante quello che è successo, ritroviamo Simona comunque in forma e sembra sia passato quel periodo poco felice, diciamo, giusto Simona? Sì, ci riproviamo, dai. Questa volta con tutta calma cerchiamo di fare una partenza molto easy stavolta. E vorrei vedere la bandiera a scacchi, quindi ci proviamo, dai. La moto è a posto, sì. La moto l'abbiamo messa a posto, il dito si sta mettendo a posto, non è ancora completamente a posto, ma si ritorna in sella, dai, ci riproviamo. Terzo appuntamento in quel di Varano per quanto concerne l'RBF Cup. Il poleman è Francesco Rocchio, che chiude il suo giro migliore in 1:15.485. Super giro per Francesco Rocchio con la numero 199 al suo fianco. Massimiliano Gerbi 1:11.686 al suo fianco, ancora chiude la prima fila. Bernocco 1:11.961, seconda fila che si apre con Sergio Dos Santos 1:12.434 al suo fianco. Nicola Colombari 1:12.501, molto vicino a Dos Santos, 70 millesimi soltanto di scarto. E poi un Alex Favaro in procinto di provare a vincere comunque la propria classifica di categoria 1:12.777. Bene anche Favaro. Terza fila che si apre con Gabriele Proietti 1:12.845, poi Mauro Borgonovo 1:12.887 ed infine Zavaglia 1:12.896, tutti piloti vicini, vicinissimi, di qualche millesimo. Schito apre la quarta fila 1:12.918, 20 millesimi di scarto da Zavaglia, pochissimi millesimi di scarto da colui che lo succede, che è Simone Lucini. E poi a Cornero, il primo degli 1:13, 1:13.138 per Claudio, che ha chiuso con il suo tempo in dodicesima posizione con la numero 9. Brancato apre la quinta fila 1:13.143, a suo fianco Lifrieri 1:13.242 per Fabio Lifrieri con la numero 8, 14esima posizione, ma tanta voglia di provare a stupire in gara e soprattutto, magari, perché no, di arrivare tra i primi 10, cose importanti a livello di classifica e di umore. 15esimo Raul Inglese, 16esimo Emura, 17esimo Luciano D'Aquila 1:14.170 per la numero 22, è il primo a salire sull'1:14, tempo non proprio irreprensibile, ma c'è Luciano D'Aquila. Al suo fianco Ambrosini 1:14.229, settima fila con Facciani,
Chierici 1.16.381, il primo a salire sotto l'1.17 Spallone, 1.17.674, chiude in 21esima posizione con la numero 13, deve provare a tenere, a resistere per dare un impulso, un impeto alla propria gara, ottava fila con Cavallo e poi al suo fianco Tua, 70 millesimi di scarto, e Kereghin 1.18, il 1.18 alto da parte di Liuni in 25esima posizione, nona fila, Pietro Pappalardo 1.20.079, Simonelli 1.22.270, chiudere la classifica Super Simona Castelli 1.23.378, pronta anche lei a dare battaglia, non chiudere ultima e perché no cercare di divertirsi facendo bene. Adesso linee per le classiche interviste per gare, poi alla gara RBF Cup. Francesco in pole position, quindi siamo carichi? Siamo molto carichi, il weekend è andato bene, abbiamo fatto la pole e vediamo già da un primo e un secondo posto. Vediamo se riusciamo a finire primo. Ho un po' di problema sulla durata, il tempo sul giro lanciato è buono, altrimenti non sarei qui, non ce la faccio a fine gara, quindi vediamo quando la bandiera sventola che succede. Vai, in bocca al lupo Franci. Ciao, grazie. Siamo carichi, pronti per questa gara? Sì, pronti, carichi e proviamo a fare bene. In bocca al lupo Nicola. Happy, grazie. Ben ritrovati con Andrea Tomio, terza tappa per quanto riguarda l'RBF Cup. Ciao Andrea. Ciao, ciao Gianluca, ciao ragazzi, ben ritrovati. La pole position di Francesco Rocchio in RBF 1, 11.485, Gerbi e Bernocco a chiudere la prima fila, seconda fila Dos Santos, Colombari, Favaro, Proietti, Borgonovo, Zavaglia, Schito, Lucini, Accornero, Brancato, Liffieri, Inglese, poi via via un po' tutti quanti gli altri piloti, tantissimi, 28 per una classe che si sta distinguendo all'interno di questo campionato. Si stanno per accendere i semafori, si spengono, via! Partiti, parte l'RBF Cup al meglio dei 10 giri. Altro appuntamento importante ed interessante per questa classe che, come ripeto, prima si affaccia mentre Rocchio, eccolo subito inquadrato, ha perso in la posizione a scapito di Gerbi che ha avuto un ottimo spunto. Ok, no, non è Rocchio questo, sì, che stanno inquadrando. No, Rocchio è questo qui che aveva la telecamera puntata su di sé, il secondo. È secondo Rocchio, esatto, sì, è secondo. Gerbi che lo è riuscito a sopravanzarlo alla prima curva. C'è stato subito un sorpasso. L'importante è che non sia caduto nessuno. Questa è la cosa più importante. Noi ci teniamo a sottolinearla per tutte le categorie. L'RBF si sta sviluppando anche in una certa maniera interessante, Andrea. Sì. E sta iniziando anche i piloti ad acquisire un certo tipo di sicurezza. Sappiamo che ci sono diverse new entry nel mondo dei piloti amatori e qualche pilota un po' più esperto che assolutamente fa da gancio, da traino. Tra l'altro ottimi tempi, sono scesi davvero tanto, soprattutto con la pole position di Rocchio, che saluto, che è un amico, in 1.11.488. Ma Rocchio sta veramente cercando ferro e fuoco di mettersi alle spalle di Gerbi e di non farlo scappare. Mi sa che assistiamo ad una bella gara in RBF Cup al meglio dei 10 giri. E così è stato per tutta la prima fila, perché hanno girato tutti e tre in 1.11, che sì, sotto iniziamo, 1.12. Iniziamo a fare dei tempi molto interessanti, quindi davvero davvero bravi ragazzi. Emanuele Schito, intanto Schito si trova in decima posizione alle spalle di Brancato, non riesce, si allontana molto Brancato in rettilineo. Andiamo a fare un po' una disamina sui tempi. Schito scavalcato da Borgonovo che si inserisce, si infila bene, mamma mia, quei due lì davanti stanno iniziando a fare terra bruciata intorno a sé. Davanti Gerbi, Rocchio secondo, Bernocco, Proietti, Dos Santos che partiva dalla quarta in strada in quinta posizione, Favaro, Alex Favaro in sesta, Mura, Colombari, Brancato, come dicevamo, Schito che appena stato scavalcato da Borgonovo. I piloti tra un po' ultimeranno quello che è il secondo giro ed entreranno nel terzo giro. Bello, bello, sì, c'è Rocchio che sta facendo di tutto per sorpassare in prima posizione. Vediamo adesso qua l'uscita sul rettilineo. Forse è un po' più veloce nell'ultima fase e paga un po' di più nella parte lenta, la parte che mette sul rettilineo. Nel frattempo che rischio ragazzi, che rischio, mamma mia, ragazzi, che frenata. Meno male che non c'è stato un contatto davvero. Sì, che non hanno collimato tra di loro, mentre Liffrieri, che era stato autore di un'ottima gara, gara 1 ad esempio sempre su Varano, lo vedo adesso un po' più attardato, in 13esima posizione, alle spalle di Zavaglia, secondo me pronto anche lui a cercare di dare un'assestata, un colpo, mentre Rocchio non lo lascia andare via.
Però da questo punto di vista riesce a tenere in maniera abbastanza egregia e sontuosa anche il buon Gerbi che gli si è messo davanti, e secondo me sarà difficile per Rocchio scavalcarlo, eh? Sarà difficile, però è una gara abbastanza lunga, perché comunque loro fanno 10 giri a Varano qua dentro, fidati che sono davvero davvero fisici, e esci che è la lingua lunga, perché fa, beh, ad esempio, fa davvero caldo. Stavo guardando, Andre, 12 millesimi di stacco nel secondo giro, il secondo lap, tra Gerbi e Rocchio. Dietro Bernocco, Dos Santos e Co fanno 1.14 bassino, segno che non riescono a tenere il passo di quei due davanti, mentre occhio perché Gerbi sta iniziando a cercare di scavare un mini solco tra sé e Rocchio. 1.11.3 Gerbi, 1.12.081 Rocchio, 7 decimi. Sta addirittura, sta andando quasi più forte che della qualifica. Ah, sì, è già andato più veloce Gerbi. Ecco, 1.11.3. Questo è già un segnale. Questo dimostra quanto è in crescita questo campionato, quanto stanno apprendendo questi ragazzi, perché difficilmente succede di andare più forte in gara di una qualifica. Però invece vuol dire che iniziano a trovare un bel feeling con il circuito, con la pista, mentre hanno ultimato il terzo giro e si accingono un po' a vivere quello che è il quarto giro. Siamo ancora nemmeno alla metà della gara, mentre si è creato un faraglione di piloti a Cornero, lo vediamo in questo caso inquadrato, Inglese, D'Aquila, Lucini, Zavaglia, sono tutti molto vicini. Sembra da questo punto di vista, nelle retrovie, di vedere la gara della Race Attack. Esatto. Dove si interscambiano posizioni, lottano per le varie posizioni, mentre attenzione perché Gerbi sta cercando di dare un'altra zampata importante, e vediamo è già. Come gira. Che margine che hanno preso i primi due, Sai quanto ha fatto Gerbi? 1.11 e 1. Si sta continuando a migliorare. 1.11 e 3 Rocchio però, Sta tenendo anche Rocchio, Rocchio. Si è dato una bella sveglia, perché dal 12 e 0 fare subito 11 e 3, che anche è il suo tempo ancora migliore della qualifica, perché in qualifica ha fatto 1.11.4.88, fare 1.11.3 in gara è segno di voglio andare a vincere la gara, o quantomeno ci voglio provare. Perché è quello che deve fare assolutamente sia Massimiliano Gerbi sia Francesco Rocchio, che non è un rookie, non è una novità, è un pilota navigato ed esperto che sta trainando quella che è l'RBF. Dritto! Sì. Dritto, bravo. Ha ritenuto bene la moto, bravo. L'importante è non creare confusione. Ottimo anche l'ingresso, bene. Importante non essersi fatti male. E allora andiamo ancora live con Gerbo. Gerbi, io lo chiamo Gerbo perché penso a Rocchio. Intanto penso alla sfida Gerbi, Rocchio, e faccio un misto facendolo diventare Gerbo. Esatto, diventano tutti e due un legame simbiotico tra i due piloti, mentre Rocchio è distaccato un secondo e mezzo. Andre, qui meglio Rocchio, 1.11.696, Gerbi 1.11.750. Sono lì, lo vede, non sta scappando totalmente via. Mancherebbe, domanda. Sì, dimmi. Domanda: può essere che lo stia anche studiando? Magari per un arrivo in volata? Sì, potrebbe essere. Secondo me, in questo caso, più che studiarlo. Ahia, c'è un doppiato? Inizia a esserci un doppiato. Occhio, perché potrebbero essere, tra virgolette, problemi. Ecco, proprio nella S veloce, sì, dove non ci vorrebbe. È Simona Castelli. Infatti, qualcosa perde. Probabilmente qua, sicuramente ha perso. È a beneficio di Rocchio, sicuramente, perché da questa inquadratura sembra essersi avvicinato. Ah, se sono quei due lì davanti, sembra. Sì, sono loro. Due, non è che si è avvicinato. Mamma mia, ragazzi. Guardate che cosa può fare un doppiato. Sembrava essere in controllo in quel momento Massimiliano Gerbi. Invece con questo doppiaggio, perché cosa succede? Che Gerbi, per completare il doppiaggio, ci impiega più tempo. Su una curva fa in modo che si avvicini Rocchio, che riesce a scavalcare. Si ferma qualcuno. Si ferma. Adesso cerchiamo di capire chi si è fermato. Probabilmente un guasto meccanico. Schito dovrebbe essere. Ok, nel frattempo qualche immagine, qualche slow motion interessante anche da parte per quanto riguarda questi piloti che si stanno misurando con questa nuova formula Nicola Colombari, era quello in precedenza. Stiamo andando anche un po' a cercare di trovare D'Aquila, in questo caso con la 22. Mi dice qualcosa della Tommy a bassa voce? No, sto leggendo i numeri. 175. Sì, lo so. Stavo guardando insieme a te Lucini con la 175. Stiamo vedendo un po' tanti piloti che passano, che stanno
che stanno iniziando a conoscere, stanno iniziando a prendere confidenza con quella che è proprio Raul Rocchio, inglese, questo è Rocchio. Maca R1. Guardalo lì. Tu ne conosci qualcosa? Ne conosco, sì. Devo dire che questo è un campionato, se non sbaglio, misto, nel senso che corrono sia 600 che 1000 assieme. Quindi, adesso lì davanti indubbiamente ci sono le 1000. Per esempio questa è una 600. Abbiamo visto prima aver contribuito, diciamo, non involontariamente, all'avvicinamento da parte di Rocchio nei confronti di Massimiliano Gervi, che conduce comunque ancora la terza tappa in quel di Varano. Lo ricordiamo, Rocchio sempre presente, sempre attivo all'interno di questa competizione. Simona Castelli l'aveva visto anche al primo appuntamento in quel di Varano. Torniamo allora, live sulla gara. Esatto, D'Aquila, eccolo qui, tredicesimo, Zavaglia. Lo ha davanti, cerchiamo anche di capire un po'. È vicino. Vediamo se prova ad infilarlo. No, però si è avvicinato. Si accoda e aspetta. Probabilmente cerca il momento migliore, momento più propizio. Mentre i ragazzi hanno ultimato il sesto giro, lo ricordavo prima. Rocchio ha guadagnato 8 decimi. Praticamente ha rimangiato tutto quel mini gap che aveva creato Gerbi su di lui. E vediamo se riuscirà adesso a tenersi vicino a Gerbi o se si allontanerà costantemente. Mi sa che adesso è vicino. Sì, hanno tagliato un attimo, ma sorpasso da parte di Accornero, svernicia Lucini. Vediamo se lo tiene anche alle spalle. Sì, completa bene il sorpasso a Accornero. Ottimo il sorpasso da parte del pilota che si trova in questo momento al quindicesimo posto e si trova ad inseguire quel gruppetto da tre composto da Zavaglia, D'Aquila inglese. Ottima gara anche di Zavaglia, sta facendo una buonissima gara, anche perché è il primo anno di gare anche per lui, quindi sì, sono tutti quanti piloti, lo diciamo, neofiti che si sono affacciati, ma che lo stanno facendo anche con un certo entusiasmo. Mamma Rocchio, come si avvicina in quel punto, quel punto lì, e poi è prima del ferro, dopo il ferro di cavallo, esattamente al ferro di cavallo, lui la interpreta in una maniera incredibile, si avvicina schizzando alle spalle di Gerbi, e qui attenzione perché iniziano i tempi a avvicinarsi tantissimo. 1:11.6 Rocchio, 1:11.7 Gerbi. Martellano, chissà se tiene Gerbi. Non ti chiedo il pronostico perché poi so che voi piloti siete scaramantici. Qui ha ben impennato Rocchio, hai visto? Sì, lì c'è un avvallamento fuori da quella S dove la moto tende sempre ad impennarsi. Io lo vedo, non lo so se mi sembra che faccia il gioco un po' del gatto col topo, cioè quando esce fuori da una curva cerca magari di allargarsi per farsi vedere probabilmente dall'avversario. Probabilmente sì, sta sicuramente studiandolo. Adesso entriamo effettivamente nell'ultima fase della gara, quindi adesso sì. Se ha qualcosa per andare davanti deve darlo adesso. Anche perché qua intanto con Nicola Colombari, settimo alle spalle di Favaro, dietro c'è lotta, c'è sfida. Vediamo Bernocco, Proietti, Dos Santos, Favaro e appunto Colombari inquadrati adesso, che sta cercando in qualche maniera miracolosamente di aggrapparsi. Forse quello però è un doppiato. Sì, sicuramente era un doppiato. Lo hanno scavalcato agevolmente. Ne può approfittare Colombari che si avvicina tantissimo alla posteriore. Sono vicinissimi ormai, hanno creato un gap incredibile quei due lì davanti. 1:11.3 Rocchio, il suo miglior giro. 1:11.3 Gerbi, non è il suo miglior giro perché aveva fatto 1:11.1 in precedenza. Esatto, però sono vicini e adesso davvero stanno dando il massimo, stanno dando tutto per tutto. Un giro e mezzo alla fine, adesso tocca inventarsi qualcosa a Rocchio per cercare di scavallare la posizione a Gerbi. A Gerbi tocca inventarsi qualcosa, ma chi lo sa. Tocca sicuramente cercare conservativamente di tenersi la posizione. Vediamo, perché prima abbiamo visto un doppiaggio. Ti chiedo, Andrea, non è che incontrano qualche altro doppiato per davanti? Sicuramente. Se così fosse, può cambiare tutto. Potrebbe cambiare tutto. D'Aquila, intanto davanti si scavalcano Zavaglia inglese. D'Aquila! Oh, mannaggia. Sì. Meno male, nessun contatto. Tutto regolare. Con D'Aquila che si fionda. Proprio in vista del suo cognome, come un'aquila verso i dirimpettai, però mi sembra che non averne più, anche perché qui manca veramente pochissimo. Tra poco comparirà Final Lap là sopra con Gerbi e Rocchio pronti. Ci sono davanti, eccoli, ce ne sono una marea, ce ne sono una marea. No, non è finita, no, ci sono una marea di doppiati. È la bandiera blu, l'ho visto
Ma guanti doppiati. Rocchio, vai a capire qua che sta succedendo. Adesso vedremo. Di Frieri, intanto in undicesima, non vede Brancato davanti, non vede l'ombra di nessuno davanti. E allora probabilmente dovrà contenere quella che è la sua undicesima piazza. Li Frieri, adesso Andre, qui diventa veramente complicato riuscire a carpire anche qualche informazione per quanto concerne le posizioni. Vediamolo Rocchio. Adesso bisogna capire chi è davanti. Esatto. Se sono i doppiati o se c'è davanti, o se si è messo lui davanti con la sua motona. Però se, allora, sai che ho il dubbio che questi qui siano perché non si sono. Eccolo, sì, forse questo sorpiano doppiato. Allora, eccolo, questo qua davanti è Gerby. Secondo, sì, Rocchio è secondo, c'è Gerby. Vediamo però come. C'è doppiato al ferro di cavallo. Vediamo proprio qui che prima gli ha mangiato tantissimo spazio Rocchio. Gerby, okay. Gerby è vicinissimo a Rocchio. Vediamo se riesce a chiudere con l'interna. Forse è entrato Rocchio. Incredibile sorpasso. Rocchio c'è. Rocchio vince. Incredibile. Vince Rocchio all'ultimo sospiro. Mannaggia. Ha vinto Rocchio. Mannaggia. Che esulta. E questa è una grande vittoria. Peccato per Gerby. Ma che gara hanno fatto quei due davanti. Grandissimi. A questo punto Bernocco. Rocchio lo stava studiando, dai, perché l'ha aspettato proprio l'ultima. Ma proprio lì al ferro di cavallo Bernocco, Dos Santos, Proietti, Favaro. Mamma che gara, Andre. Vince Super Rocchio. Secondo Gerby, terzo Bernocco. Che bella gara, Andre. Bellissima, piena di emozioni e... Ci rivediamo a parco chiuso. Con Simona Castelli al parco chiuso. Leggermente stanca, com'è andata Simona? Finalmente ho visto la bandiera a scacchi stavolta. È già un ottimo sì. Risultato. Anche se sono partita dalla pit lane, però vabbè, dai, ci stava. Mi hanno un po' doppiato, ma non tutti, sono già contenta. È stata bellissima, un'esperienza bellissima e stancante, ragazzi. Per chi non lo fa di professione o comunque lo fa come amatore, a me una volta ogni tanto è bello. Sì, sono contentissima. Sono contenta di averla finita. Contentissima. Non pensavo di finirla, ma ce l'ho fatta. Il dito ha retto. Grazie, grazie a voi. Com'è andata, Nicola? Allora, non si sa perché con i 1600 misti non si sa, dovrei essere terzo. Sono arrivato penso sesto o settimo del totale, ma dovrei essere terzo dei 1000. Ottimo risultato, dai. Adesso, fino a quando non me lo scrivono e mi danno la coppetta, devo buttare giù il mostro della coppetta, quello che me la blocca sempre, capito? Sì, far 10 giri qua, fra l'altro per noi tirati per il collo, tanta roba. Grazie, alla prossima. Ci si vede alla prossima, grazie ragazzi, grazie di tutto. Con Claudio Acornero, solitamente sorridente, adesso non mi sembra. No, oggi sono un po' arrabbiato perché diciamo che l'80% della non riuscita della giornata è causata dalla qualifica di questa mattina che non ha migliorato quella di ieri. Per cui mi sono trovato dietro a rincorrere, a sorpassare, a fare. L'unica nota positiva è il fatto che non ho patito il caldo, stavo bene. Quindi bene per questo, per il resto prendiamo quello che viene, non si può sempre vincere, non si può sempre arrivare a giocare il terzo, ok? Quindi saluto alla prossima. Grazie. Ciao ragazzi. Con Francesco Rocchio, stanco ma sorridente, per cui vuol dire che è andato tutto bene. Allora, grazie a tutti. Partivo in pole, ho sbagliato la partenza, tanto per ricordarmi di sbagliare la partenza. Sono partito secondo, però mi sono accorto subito di essere veloce e che il primo ce l'avevo là. Ho cercato di studiarlo per tutta la gara, sentivo di poterlo passare in 2-3 punti. Qualche altro punto lui era un po' più bravo di me, però gli altri 2-3 punti riuscivo ad avvicinarmi particolarmente. Se non che a un certo punto mi sono stufato e ho detto vabbè dai basta, passo. Come passo? Mi hanno dato la bandiera. se aspettavo 2 minuti facevo secondo. Comunque niente, ho vinto la gara e weekend spettacolare, pole position, giro veloce, gara vinta e ottimo, meglio di così. Meglio di così si muore. Grazie a tutti. Volevo salutare il commento Andrea Tomio, mio carissimo amico. Ciao Andrea. Ottimo, grazie. Alla prossima. Grazie. Con Luciano D'Aquila. Bagare in pista, bagare al parco chiuso, siamo riusciti a catturarlo. Luciano, com'è andata? È andata benissimo, finalmente siamo riusciti a fare una buona partenza e non abbiamo perso il contatto con chi andava più veloce.
abbiamo fatto tanti sorpassi, dei bei sorpassi, sono stato risorpassato una volta, qualcuno ci ha provato ma sono riuscito a tenerlo dietro, sono rimasto un po' dietro, dietro una Ducati, non ricordo chi fosse, troppo tempo, tanto è vero che mi sono staccato e poi chi era dietro ci ha raggiunto e ci ha passato entrambi. Gli ultimi due giri sono riuscito a passarlo e siamo arrivati alla fine, non so la posizione come siamo, però oggi più che soddisfatto, abbiamo migliorato il nostro tempo, tutto splendido. Tutto ciò che ti aspettavi. Sì, per oggi sì, oggi abbiamo ottenuto l'unplane, per quello che ci riguarda, non importa il numero in classifica, non importa la classifica, per oggi questo era quello che volevamo. Con Fabio Lifreri al parco chiuso, soddisfatto, mi sembra terzo in categoria, se non sbaglio, facciamo parlare lui. Esatto, terzo di categoria, niente, una bella gara, Varano è stancante, peccato perché c'avevo Borgonovo vicino ma non sono riuscito a prenderlo e purtroppo pecchiamo sempre un po' di qualifiche, partendo 14esimo non ce l'ho fatta a rimontare subito, però un buon passo, una bella gara, complimenti come sempre a tutti, a quanto tutti i vincitori. Da 1 a 10? 8. Grazie. Grazie mille, grazie a voi. Grazie. E volevo approfitto un attimino per con l'occasione di ringraziare sempre tutti gli sponsor che sono, ci permettono di coltivare la nostra passione dal primo all'ultimo indistintamente. Quindi grazie a tutti, grazie a Luciano D'Aquila che è il titolare della CH4 Racing e grazie a Fulvio, grazie a tutti. E sempre a manetta. Ciao. La Chiosa vince Rocchio all'ultima curva, Andre, grande Gerbi, bella prova, è stata una bella gara. Bravissimi, bravissimi, bravissimo Francesco che all'ultimo è riuscito a fare la magia e bravissimi anche tutti gli altri, rimane solo da dire ci vediamo poi a Cervesina. A Cervesina, ciao ragazzi. Ciao ragazzi, ciao.